un servizio. Dei progressi registrati nella diagnostica e nella terapia delle malattie di cuore dopo l'introduzione nella farmacopea clinica di nuove sostanze medicamentose si è discusso a Reggio al Gran Hotel Excelsior nel corso del 10° congresso meridionale di cardiologia organizzato dalla divisione di cardiologia dell'azienda ospedaliera dell'unità sanitaria locale 11. Tema degli interessanti lavori, l'importanza dei grandi trial in cardiologia. Per saperne di più abbiamo sentito il professor Enrico Adornato, primario della divisione di cardiologia dell'ospedale Riuniti, nonché organizzatore del congresso. Dunque, noi abbiamo voluto presentare i risultati di grandi studi internazionali policentrici effettuati in tutto il mondo, condotti con elevato rigore metodologico e su un numero elevato di pazienti, perché oggi il medico deve imparare a discernere e quindi deve conoscere ciò che è stato ormai pubblicato nella letteratura internazionale, onde poter utilizzare per il proprio paziente, per la tutela della salute e della vita del proprio paziente, proprio quei rimedi che possono essere farmacologici ma possono essere anche non farmacologici, che si sono dimostrati efficaci e quindi privi di complicanze importanti su un elevato numero di pazienti. In Calabria la situazione? In Calabria la situazione, cioè la Calabria anche in passato ha partecipato allo sviluppo di alcuni trial importanti per quanto riguarda la incidenza del colesterolo o dell'ipercolesterolemia nella incidenza delle malattie coronariche nel nostro paese. Sta svolgendo ora un'indagine policentrica per la conoscenza, per evidenziare quanti pazienti sono a conoscenza del loro stato di salute, ovvero dell'esistenza di alcune malattie quali l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, la cardiopatia ischemica e così via. Però allo stato attuale noi vogliamo anche con questo congresso portare a conoscenza, la conoscenza del medico, che non è più possibile curare il medico sulla base di conoscenze limitate che vengono fornite dalle ditte farmaceutiche, ma che è indispensabile utilizzare proprio quei residui terapeutici, farmacologici e non farmacologici, la cui validità, la cui efficacia e la tollerabilità scaturiscono essenzialmente dai risultati di questi grandi studi policentrici.